Oggi vorrei proporvi il libro di Massimiliano Virgilio, Il tempo delle stelle, edito da Rizzoli. Qual è il tempo delle stelle? È quello dei desideri. I desideri hanno una scadenza e quindi risulta essere inutile, anacronistico, insistere affinché questi desideri si realizzino. La storia è quella di Lara e di Giuseppe, detto Geppe, una coppia affiatata, una coppia insieme da tempo, che ha raggiunto obiettivi professionali importanti, che si ama profondamente e che per tutti questi motivi desidera mettere al mondo un figlio. Questo desiderio incontrerà degli ostacoli e quindi quella che viene definita all'interno del libro l'entità coppia, in azione per realizzare il piano lavorativo, che è appunto quello della procreazione, si troverà a subire una trasformazione, quindi da entità si scomporrà in due identità, in quanto i due protagonisti tenderanno ad affrontare, a gestire questa difficoltà, questo ostacolo in modo personale. Quindi ciascuno combatterà contro quelli che sono i propri demoni e anche con quelli che sono i segreti, gli unici segreti che entrambi hanno tenuto celati all'altro. Un libro delicato, narrato da una voce maschile, dal punto di vista maschile, che è appunto quello di Giuseppe. Delicato perché, nonostante smuova emozioni molto intense, molto forti, le pone al lettore in un modo molto appunto delicato, senza voler portare avanti nessun tipo di teoria che possa essere considerata assoluta. È semplicemente un punto di vista, è il racconto della storia di due persone che si sono trovate a vivere questa difficoltà e che hanno cercato di venirne fuori nel modo migliore possibile. Il finale è a sorpresa e merita tutta l'attenzione del lettore. Quindi consiglio questo libro perché è un libro di emozioni, è un libro di riflessioni, non imposte, ma proposte. Quindi entriamo nel mondo di Lara e di Giuseppe, leggendo Il tempo delle stelle di Massimiliano Virgilio, edito da Rizzoli. Alla prossima!